Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi ovviamente voglio parlare dell'evento del Fortnightmare, ragazzi, un grandissimo update che sta per arrivare, tantissime notizie in questo video relative ad Halloween. Ovviamente parleremo, ragazzi, dell'immagine ufficiale che hanno twittato quelli di Epic Games sul loro social. Parleremo di un ritorno, forse no, della Ghoul Trooper e ovviamente di quello che dovremo aspettarci durante quello che sarà l'evento più grande e importante di Fortnite. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei video, un bel like, non vi costa niente, e soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella, ragazzi, dai che vi aspetto nella famiglia. Ma prima di iniziare, la domanda ragazzi, la domanda di oggi, dove voglio sapere i vostri commenti, proprio qui sotto, è molto semplice: Skull Trooper o Gold Trooper? Ditemi quella che preferite e scrivetemela qua nei commenti, da che sono curioso. Quindi ragazzi, dentro, avanti così, parliamo subito della data di inizio del Fortnightmare, quindi dell'evento dedicato ad Halloween. Allora, ovviamente dobbiamo aspettarci una data ufficiale da parte di Epic Games per potervi dare ovviamente il comunicato, ma se facciamo due conti è molto probabile che inizierà il 26 ottobre, ma se siamo fortunati potrebbe anche già iniziare o il 23 o il 24. Perché però penso che il 26 sia la data giusta per iniziare il Fortnite, quindi settimana prossima, in poche parole? Perché ragazzi, innanzitutto l'anno scorso il Fortnightmare è iniziato proprio il 26 ottobre, quindi sarebbe un anno esatto di distanza, e poi perché quel giorno è un venerdì. Quindi ragazzi, capite anche che, dato l'enorme numero di ragazzi che gioca a Fortnite, iniziare un evento il venerdì, quello proprio di Halloween, e avere davanti sabato e domenica permetterebbe ai ragazzi di buttarcisi dentro a pieno e quindi godersi tutte le novità, tutte le skin, tutte le sfide. Non voglio dirvi troppo adesso, ne parleremo nel video di Halloween, quindi ci sta assolutamente il 26. Ma andiamo avanti ragazzi e ovviamente parliamo se usciranno o meno delle nuove skin, ragazzi. Beh, sicuramente sì ragazzi, è ovvio che arriveranno delle skin dedicate ad Halloween, anche se ci pensiamo bene, molte delle skin che sono uscite, se non quasi tutte in questi giorni di Fortnite, sono molto relative ad Halloween. Basti solo pensare la skin che c'è ancora oggi nello shop, dovrebbe esserci, lo sto registrando il giorno prima di oggi, ieri, vabbè, Jack Gordon in poche parole ragazzi, quindi una specie di John Wick con i vestiti da zucca e la testa da zucca, ma anche la zucca quella con gli occhi che uscivano prepotentemente, più il Samtun, quindi il vampiro maschio. Insomma, un sacco di skin relative ad Halloween stanno già uscendo, vedremo quelle che saranno proprio di Halloween. Tra l'altro ragazzi, c'è da dire che le skin che dovrebbero uscire potrebbero di nuovo essere skin esclusive, quindi come lo Skull e la Gold Trooper, ovvero sia, o quelle di Natale, skin che escono una volta l'anno, non è assolutamente il caso di farsele scappare. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa importantissima che tutti i vecchi giocatori bramano, vorrebbero il ritorno, me compreso, che ho avuto la fortuna di vederlo e di provarlo. Ovviamente ragazzi, sto parlando del lanciazucche. Che cos'è? Chi non l'ha mai visto? Cos'è un lanciazucche? Allora ragazzi, durante il Fortnightmare dell'anno scorso ragazzi, l'RPG era stato convertito in lanciazucche, Pumpkin Launcher in inglese, e questa nuova arma era meravigliosa, era praticamente appunto un RPG che sparava teste di zucca, ed era talmente meravigliosa che l'avevano utilizzata nel trailer del Fortnite, ma c'era addirittura un trailer, ci avevano fatto. Questo praticamente sparava delle zucche,
che al momento dell'impatto emettevano un ghigno troppo terrificante, e oltre ad essere terrificante si sentiva per tutta la mappa. Quindi era veramente, a un certo punto verso l'end season, quando beccavi due o tre che avevano l'RPG, o meglio il lanciazucche, sentiva una roba del genere, si sentiva più o meno, però lo sentivi a profusione, perché, se non ricordo male, una particolarità del Rocket Launcher, lancia zucche, Pumpkin Launcher, Massa Chaval, mi ricordi, no, era che, dire come si chiamava correttamente non mi ricordo, era la possibilità di avere i colpi illimitati, ragazzi. Tra l'altro, un'altra cosa che mi fa pensare al vero ritorno del lanciazucche è che, se guardiamo su Save the World, dovrebbe, io non lo avevo l'anno scorso, ma è arrivata una skin di Halloween per la R, quindi, se non ricordo male, c'era già anche l'anno scorso, perché mi sembra di ricordare delle immagini con la Gold Trooper che imbracciava appunto questo R con le decorazioni di Halloween. Questo ci fa davvero pensare che arriveranno, che potrebbe tornare veramente il lanciazucche. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo ovviamente dell'annuncio ufficiale di Epic Games, che ha pubblicato su Twitter, ragazzi, quindi una cosa ufficiale con tanto di immagine, ma mi voglio un attimo concentrare sulle righe che sono scritte sotto all'immagine. Tra costumi e balli mascherati, cerca amici con gli occhi spalancati. Saranno forse veri alleati o raccapriccianti goal camuffati? Beh, ragazzi, c'è da smembrare, tanto per stare a tema di Halloween, smembrare, c'è da dividere questa frase in modo da poterci fare un attimo più le idee chiare. Innanzitutto, la prima riga, tra costumi e balli mascherati, potrebbe davvero voler dire che nello shop arriveranno dei balli dedicati ad Halloween e degli outfit, delle skin dedicate ad Halloween. Cerca gli amici con occhi spalancati potrebbe voler dire l'arrivo di una nuova modalità, una cosa che noi non abbiamo ancora visto. Probabilmente potrebbe essere una nuova modalità a tempo limitata dedicata solo ad Halloween. Saranno forse veri alleati? È solo per farci la rima, ma l'ultima frase è la più interessante. Ora capriccianti gol camuffati. Questo invece, ragazzi, è abbastanza palese, perché potrebbe davvero voler dire il ritorno della Gold Trooper nello shop. Ed insieme alla Gold Trooper, ragazzi, lo sappiamo benissimo, potrebbe tornare la falce. Ovviamente staremo a vedere. Ma mi concentro adesso, ragazzi, parlando proprio dell'immagine. Come vedete, è molto molto interessante e nasconde un sacco di segreti che andremo a vedere piano piano, ragazzi. Innanzitutto, l'immagine in sé, la faccia di questo tizio è davvero molto simile ad un Ghoul, quindi la versione maschile della Ghoul Trooper potrebbe esserci, anche perché avrebbe senso, avendo visto la controparte femminile dello Skull Trooper, quindi la Skull Ranger. Ci starebbe un botto che ci fosse anche un Ghoul maschio. Tra l'altro abbiamo visto anche, ragazzi, nella scorsa season, quindi il Ragnarok ha una controparte femminile che è la Valkyria, ed è un esempio che mi fa venire in mente appunto che ci potrebbe davvero essere questa cosa. Ma questa skin, ragazzi, nasconde tante cose. Innanzitutto, perché ha un cappello da cowboy? Iniziamo a vedere questo. Potrebbe invece essere la controparte maschile di Calamity? Ha un cappello da cowboy, ragazzi, anche degli occhi verdi brillantissimi. Staremo ovviamente a vedere, ragazzi. Ma andiamo avanti e parliamo delle nuove sfide che invece arriveranno con il Fortnitemare, quindi con l'evento di Halloween. Ovviamente tutti ce le stiamo aspettando ed è praticamente impossibile che non rilascino delle sfide per Halloween. Tra l'altro, ragazzi, io credo che saranno sfide molto molto simili a quelle che abbiamo già visto per il compleanno di Fortnite, o anche nell'evento che uscì alla fine dell'estate, quello della modalità quella della cassaforte, la modalità fuga. La modalità fuga, ragazzi. In poche parole, le sfide che dovremmo affrontare per Halloween potrebbero regalarci tranquillamente uno spray, un emote, un piccone, non si sa, diciamo un emote, uno spray quasi sicuramente. Ma ragazzi, ci aspettiamo tutti il goloso premio finale, che appunto al completamento delle tre sfide potrebbe essere o un piccone speciale di Halloween o magari un backpack speciale di Halloween. Staremo ovviamente
a vedere. Ovviamente ragazzi andiamo avanti e parliamo invece di tutto quello che sta accadendo nella mappa, tutti i cambiamenti che ci sono stati nella mappa, anche perché è stata la prima volta che Epic Games ha fatto cambiamenti così importanti, ragazzi. Giorno per giorno hanno aggiunto delle decorazioni di Halloween ad ogni casa, non proprio a tutte, ma alla maggior parte delle case, alla maggior parte degli edifici, le ragnatele, i ragni, le macchine del fumo, i castelli gonfiabili, le streghe gonfiabili. C'è gente che si compra le streghe gonfiabili. Insomma, ragazzi, tutto quello che abbiamo visto ci porta a pensare che forse per Halloween, oltre ad avere la mappa completamente addobbata, potremmo avere delle nuove location piccoline, magari con del loot extra. Mi viene in mente, ragazzi, gli shrine nel Capodanno cinese, quindi quelle torrette che ora non ci sono più, forse ne è rimasta una sola vicino là in fondo, e c'è il laboratorio della latrina, vicino alla Podo Avventurato, ovviamente, con super loot extra. Potrebbe essere la stessa cosa, magari dei piccoli cimiteri a tema di Halloween, che però ti danno uno sbrego di materiale, uno sbrego di armi. Staremo a vedere. E per chiudere, ragazzi, voglio parlarvi di una cosa che ho notato sempre nella skin pubblicata su Twitter da parte di Epic Games. Se guardate bene, ragazzi, ci sono dei fulmini viola dietro questa skin, o comunque lì vicino. Ragazzi, lo sappiamo, i fulmini viola, il colore viola in generale su Fortnite è associato al male, e i fulmini sono associati al cubo o alla fenditura. Come stiamo vedendo, ragazzi, in questi giorni c'è praticamente un sacco di roba che ruota attorno al cubo, le isole che si muovono, l'energia che si accumula, il cubo che brilla, insomma ce ne sono tantissime. Non è, ragazzi, che per caso anche il Fortnitemare sarà collegato al cubo? Non lo sappiamo, ma lo vedremo insieme. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!